Quindi dal castello, dopo questa no. Benvenuti in questa nuova puntata di Bibliocast, il podcast della Biblioteca Comunale Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo. E quella di oggi è una puntata molto particolare, perché faremo un viaggio. Faremo un viaggio nella Monte Sant'Angelo, nelle curiosità di Monte Sant'Angelo, nella Monte Sant'Angelo segreta. E questo viaggio lo faremo assieme a Lea Basta, che è presidente della Proloco di Monte Sant'Angelo. Ciao Lea, buonasera. Un applauso. Allora Lea, come stai innanzitutto? Bene, come mi vedete? Bene. Ok, allora, questo viaggio a Monte Sant'Angelo, da dove vogliamo partire se non proprio dal parcheggio? Certo. Quindi dal castello. Partiamo dal castello. Vuoi sapere qualcosa sul castello? Allora, le pietre di che anno sono? Proprio dalle pietre che anno sono vorrei focalizzare l'attenzione, perché tutti conosciamo il castello come Castello Normanno Svevo Aragonese, ma forse pochi, non lo so se anche voi sapete, che il castello di Monte Sant'Angelo in realtà ha origini longobarde. Beh. Ed è proprio il vescovo Orso I che nell'869 edifica la prima fortezza che poi sarà ampliata e darà vita al castello che conosciamo anche oggi. Ok, che sarebbe la non è la Torre dei Giganti? No, la Torre non dei Giganti è una torre edificata da in età normanna. Okay. E sai perché si chiama così? Perché siete edificati da un gigante per caso? E io pensavo fosse qualcuno, come lo dici? Mi butti completamente giù. Perché è la torre più gigante, più alta, più imponente dell'intero castello. Ok, quindi diciamo la prima base, della prima formazione del castello, c'è un posto dove risale si trova? Risale all'età longobarda. Ed è attualmente ancora, c'è una poi, pianta? No, nel corso dei secoli le varie casate che si sono succedute hanno ampliato quella che originariamente era una fortezza, hanno fatto diventare questa fortezza longobarda un vero e proprio maniero. Ok, quindi... E il castello, tra l'altro, cioè è sempre stata, perché molti abbiamo l'idea del castello come la reggia dove ci abita il re, ci abita la regina, però con gli anni... In realtà il nostro castello di reggia ha ben poco, è stato quasi mai dimora residenziale, tranne che per il periodo svevo con Federico II che ha costruito una sala apposita, la sala del tesoro, per ospitare la sua amante Bianca Arancia di Torino. Ma in realtà è stato sempre un castello fortezza con una destinazione di difesa, e soprattutto in età aragonese le sale del nostro castello si sono trasformate in celle. Il nostro castello in età aragonese è diventato prigione di Stato. Okay. E c'era il fantasma di Biancalancia. Cioè da... In realtà il fantasma di Biancalancia è una leggenda. Ma parecchie sono state le morti famose all'interno di queste celle, di questa prigione, tra cui per esempio quello di Filippa d'Antiochia. Qualcuno di noi ricorda che qualche anno fa sono arrivati gli acchiappafantasmi? È vero. C'ero anch'io in quel tempo. Di fenomeni paranormali e a quanto pare hanno captato la presenza di Filippa d'Antiochia, che dice: non voglio morire, non voglio morire, perché effettivamente non voleva morire così. Nel castello. Ma l'ha detto in dialetto. In dialetto l'ha detto. Sinceramente. Non vuoi morire. Però aspetta, in dialetto con l'accento Antiochia è un po'. Fallo del basso Mediterraneo, proprio fai un... No, non riesco a farlo adesso. Poi lo dico durante la puntata di tanto. Facciamo i semi, non profaniamo. Quindi, dal castello, dopo questa... accento israeliano. Dopo questa veloce visita, però molto interessante, al castello,
possiamo direttamente scendere e ci troviamo davanti al nostro sito UNESCO, al santuario. Al santuario di San Michele Arcangelo. Che tutti conosciamo, quindi andiamo avanti. No, assolutamente. Cosa ci puoi dire sul santuario? Qualche curiosità, qualche non detto? Qualche non detto. Innanzitutto la cosa che tutti... Che spesso mi capita di ascoltare, perché i visitatori, i turisti che arrivano a Monte Sant'Angelo, arrivando presso l'ingresso monumentale, ci chiedono dov'è la grotta. Perché effettivamente è una grotta un po', diciamo, imbrogliona, perché effettivamente abbiamo un ingresso monumentale a Angioino. Che sarebbe quel, il portale con il portale Angioino, il nostro bellissimo campanile Angioino, anche se non è precisissimo definirlo Angioino, che però ci porta, ci accompagna, facendoci scendere la scalinata angioina fino al cuore della grotta. E il cuore della grotta vera e propria si trova nelle cripte, nell'ingresso bizantino, dove ormai credo sappiamo tutti, però è bene ribadirlo e ricordarlo, troviamo delle testimonianze di fede molto particolari, le iscrizioni runiche. Perché dico testimonianze di fede? Perché sono delle iscrizioni lasciate da pellegrini che in viaggio dal nord Europa sono arrivati fin qui, fino alla grotta Garganica, e hanno lasciato la loro firma. Le rune in scrittura runica, una scrittura particolare, una scrittura che aveva un significato magico sacrale, e per questo motivo poteva essere conosciuta solamente dalla casta sacerdotale. Quindi si presume che questi pellegrini siano dei sacerdoti. Oh. E oltre alle 4 iscrizioni runiche, che tutti sicuramente conosciamo perché ci hanno fatto diventare patrimonio dell'umanità, abbiamo anche ben 14 iscrizioni femminili che attestano il pellegrinaggio medievale femminile, che non era così scontato, eh? Certo. Vabbè, sì. Beh, questa, diciamo, siamo nelle cripte. Nel cuore del santuario, invece, dove tutto è nato. Per quanto riguarda la grotta proprio, sulla statua di San Michele molti la attribuiscono al Sansovino, però la statua del Sansovino in realtà non è attribuita al Sansovino, ma a probabilmente un suo discepolo, un certo Andrea di Pietro Ferrucci da Fiesole, come qualcuno sicuramente vorrebbe suggerirmi per puntualizzare, ma effettivamente conosciuta in tutto il mondo come attribuita al Sansovino, non è del Sansovino. Ma io dico sempre, questo non gli toglie bellezza e importanza. Beh, la statua dell'Arcangelo è una statua realizzata in età aragonese. E, quindi gli aragonesi hanno fatto qualcosa. Gli aragonesi hanno fatto qualcosa. Qualcosina hanno fatto anche un loro. Un saluto agli amici di Aragona. Nella regione di... Ecco. Delle Marche, tipo Ancona, Aragona. Dobbiamo agli aragonesi se abbiamo l'iconografia garganica dell'Arcangelo Michele. Grazie a loro, perché poi l'iconografia rappresentata dalla statua ha rappresentato il modello dell'iconografia garganica occidentale, e il modello realizzato da tutti i San Michelai, poi. Quindi che è andata praticamente a sostituire quella che era l'icona bizantina, un po'. Che è andata a sostituire l'iconografia occidentale napoletana, la quale si è sovrapposta all'iconografia bizantina, che vede un Arcangelo Michele principe piuttosto che guerriero. Sì. Ora tiro un attimo il freno a mano in questo nostro viaggio molto rapido per salutare anche Laura, che è già intervenuta, Manuel, e la voce dell'oltretombe Pasquale. È mio zio d'Aragona. Quindi, questa è una cosa... Io non lo so, devo andare a mangiare? No, è ancora presto, siamo intorno alle 10 di mattina, okay. Siamo intorno alle 10, siamo appena usciti, esatto, per un caffè dalla basilica. Tira un po' di vento vicino alla basilica, quindi devi subito scendere le scale e ripararti nelle stradine, arriviamo... Esatto, però dopo la prima scalinata proprio ci troviamo di fronte a questo complesso monumentale
che pare essere molto bello, che sarebbe il complesso di San Pietro. Brava. Pietro, non sapevi il momento di San Pietro. Il giumbo. È il complesso monumentale più importante, è il luogo di culto più importante, ovviamente dopo la grotta dell'Arcangelo Michele, nella città di Monte Sant'Angelo. È un complesso monumentale che ha una storia esagerata, una storia complicatissima, e che vede l'esistenza di una chiesa, la chiesa di Santa Maria Maggiore, e la chiesa di San Pietro, e il battistero di San Giovanni in tomba. Adesso mi chiederai: perché proprio San Giovanni in tomba? Hai detto San Giovanni in tomba e non tomba di Rotari? Ecco, perché comunemente quella struttura è conosciuta come tomba di Rotari. Perché molti pensano che addirittura lì ci sia proprio sepolto Rotari. Assolutamente niente di più falso. Rotari, re longobardo, a Monte Sant'Angelo non c'è mai venuto, non c'è mai passato. Probabilmente è stato uno dei committenti dei lavori di riedificazione, ristrutturazione più che riedificazione, della struttura che ha origine addirittura nel VI secolo e viene conclusa nel XIII secolo. Rotari probabilmente è stato uno dei tanti committenti che ha pagato per una delle sistemazioni, okay. Ma sicuramente non è sepolto lì. E come mai pensano che è quella? Sì. Perché all'interno c'è una iscrizione dove il genitivo Rotari, in latino, è affiancato all'accusativo tumbam. Traduzione veloce, io tomba di Rotari. Io sono l'esperto di latino. Sì, ma innanzitutto in latino tumba non vuol dire solo tomba, vuol dire anche chiesa. Esatto. E in larga accezione addirittura battistero. Okay. Rotari, genitivo di specificazione, ma in realtà sappiamo, noi latinisti sappiamo, che il complemento di specificazione qualche volta aveva anche senso di appartenenza. Diciamo, e per sì. questo quella iscrizione voleva dire che quella chiesa era stata, diciamo, i lavori di quella chiesa erano stati finanziati da Rotari. Un modo di fare, un modo di scrivere molto convenzioso, però è così. Quindi diciamo potrebbe essere nata prima la tomba di Rotari e poi la chiesa di San Pietro. Bravo Pietro. Oppure c'è stato potrebbe, ed è proprio così, okay. In realtà nasce prima una chiesa dove attualmente sorge il battistero, sì, di San Giovanni in tomba, e poi due altari secondo delle testimonianze, delle fonti, o due altre chiese che però nel corso del tempo hanno, diciamo, cambiato le loro destinazioni. Sicuramente dove adesso c'è il battistero di San Giovanni in tomba nasceva una chiesa, okay. Ecco perché quella scrittura è così particolare. Entrando, chi entra nota subito che è absidata ad est ed è la tipica configurazione di una chiesa, ma attualmente non è una chiesa perché è stata poi utilizzata a mo' di battistero, ma quando è nata ospitava la chiesa di San Pietro, che poi si è spostata accanto perché, okay, San Pietro doveva avere una importanza maggiore, doveva essere la chiesa madre, la chiesa centrale tra una struttura e l'altra. E comunque diciamo che stiamo parlando del primo complesso, diciamo, proprio di monte dopo San Michele, nel senso nacque, esatto, subito il complesso, esatto, dove c'è anche l'attuale Santa Maria Maggiore, esatto. Era proprio la prima area di monte, però detta così sembra che non c'era più niente. Era il luogo di culto più importante, come dicevo prima, è, sì, nominato Santa Maria Maggiore. Santa, sì, Maria Maggiore, che è una chiesa che nasce nel XII secolo e che praticamente voglio ricordare, sì, perché è stata anche commissionata da Costanza d'Altavilla e Federico II, ma questo è in un secondo momento. In realtà la struttura, la prima struttura della chiesa di Santa Maria Maggiore, nasce
per capriccio, per un figlio di Leone, vescovo sipontino, natio di Monte Sant'Angelo, che per anni desiderava, essendo nato a Monte Sant'Angelo, per amor di patria, sancire la co-cattedralità tra Monte Sant'Angelo e Siponto. Una sorta di gemellaggio. Esatto, i sipontini non accettarono questa cosa perché, ahimè, nell'undicesimo secolo erano da poco diventati indipendenti. Allora Leone che cosa fece? Facciamola. E gli fece edificare una chiesa gemella della chiesa madre sipontina di Santa Maria di Siponto. E riguardo alla chiesa di Santa Maria Maggiore, un'altra cosa da notare, un altro aspetto molto importante che la contraddistingue poi dalla sua chiesa gemella, sì, dalla chiesa di cui poi è stata, diciamo, la copia, Santa Maria di Siponto, e ciò che contraddistingue Santa Maria Maggiore di Monte Sant'Angelo dalla gemella sipontina è la presenza di un ciclo di affreschi all'interno della chiesa, della nostra chiesa. Sì. La chiesa di Santa Maria Maggiore di Monte Sant'Angelo è completamente affrescata, da affreschi che vanno dallo stile bizantino fino allo stile angioino e 4-500esco. E tra i tanti... Qual è più bello? Quello più bello e soprattutto quello più particolare è l'affresco che rappresenta l'Arcangelo Michele, principe. Quindi la rappresentazione bizantina dell'Arcangelo Michele, non come un guerriero, ma come un principe, quindi con le vesti di porpora, con il globo in mano, questa sfera simbolo del potere, e con la lancia. Quindi poi scendiamo tra le stradine, arriviamo nel centro storico del nostro paese, quindi nello Yun. Cosa ci puoi dire dello Yun? Vi potrei dire una puntata intera. Allora, cosa non ci vuoi dire dello Yun? Il nostro centro storico è veramente particolarissimo. Chi percorre le strade dello Yun viene rapito dalla sua bellezza, dalla bellezza dell'architettura, dai profumi, dai rumori, dai suoni. Percorrere le vie del centro storico di Monte Sant'Angelo sono veramente una terapia per l'animo. E infatti invito tutti, anche noi del posto, a rivalutare il nostro centro storico, a passeggiare di più nel centro storico per godere delle bellezze che questo ci offre. Le bellezze quali sono? Abbiamo delle case a schiera, che arrivando da Manfredonia le vediamo come un cono, delle case che sono monolocali, addossate l'una all'altra, di particolare architettura, perché monolocali, sormontate da una finestrina centinaia. Sì, tutto uguale. Cioè, con dei comignoli particolari, la struttura del comignolo è un capolavoro dell'ingegneria ed architettura medievale. Con queste quattro bocche laterali e non la bocca unica, superiore. Ma quello che, su cui voglio portare l'attenzione è proprio il colore delle nostre case, il bianco. Come mai questo? Come mai? Se abitassimo in una zona, in una città marittima, dovremmo dire che sono bianche per irradiare il sole, ma ovviamente sappiamo che non si trova al mare, si affaccia sul mare e non avrebbe bisogno, quelle case avevano bisogno di incorporare calore, esatto, non di rifletterlo. Sono bianche perché queste case in età medievale nascono sì come quartiere, per costituire un quartiere residenziale, lo Yun è sì un quartiere residenziale, il quartiere dei ricchi, contrapposto al rione delle grotte, ma molte di queste case sono dei veri e propri ospitalia, dei bed and breakfast attuali, bello, che ospitavano i pellegrini. I pellegrini ovviamente quando arrivavano, non arrivavano dopo dei viaggi veloci in aereo, ma arrivavano da ogni parte d'Europa, o direi anche del mondo, dopo lunghi viaggi, e quindi stazionavano, si fermavano a Monte Sant'Angelo per tanto tempo. Stando tanto tempo, lasciavano tanta ricchezza, anche calore umano, ma anche malattie.
nuove malattie. Per questo motivo, quando andavano via i pellegrini, si usava tinteggiare le case con la calce bianca, che è un famoso disinfettante naturale. Certo, sì. Quindi possiamo dire che l'economia montanara si è sempre basata sul pellegrino. Sul pellegrino abbiamo un'economia divisa a metà, economia basata sui pellegrinaggi e poi sull'allevamento di bestiame a livello agricolo. Nel centro storico, che conosciamo come Rione Iunna. E perché si chiama Rione Iunna? È vero, io me lo sono. Perché si chiama Rione Iunna? Beh, allora io non lo posso dire, per cui faccio parlare Lea. No, si chiama Rione Iunna. Iunno richiama il dio Pilunno. Ah, dici, Manu, chi era il dio Pilunno? Dai, lo aiuto. Va perché il timido non vuole, esatto, farmi sfigurare. Il dio Pilunno era un'antica divinità romanica che si dice abbia insegnato agli abitanti di Monte Sant'Angelo l'uso della macina e la tecnica dei terrazzamenti. Ah, adesso, perché proprio? Ma perché proprio Pilunno? Perché proprio Pilunno? Perché si è scelto di dedicare questo nome? Sì, come... Perché alle spalle di Largo Dauno, sì, che okay, è quindi... il nome ufficiale nella toponomastica ufficiale del Rione Iunno, sì, troviamo oggi una chiesetta, la chiesetta di San Salvatore, che è quella che è, sì, in realtà era un antico tempio pagano dedicato al dio Pilunno. Perfetto. Successivamente, in età longobarda, quindi quella chiesetta è di età, risale ad età longobarda, è stato trasformato da antico tempio a chiesa dedicata al Santissimo Salvatore, perché i longobardi amavano fare questo, nel riconvertire antichi templi in chiese, dedicavano poi queste nuove chiese al Santissimo Salvatore. Quindi a ridosso della chiesa di San Salvatore troviamo un'altra struttura, che è appunto la chiesa di San Francesco. Esatto, Laura, la chiesa di San Francesco, una chiesa di stile neoclassico, vagamente neoclassico, edificata a metà del 1300 per commissione di Giovanna I d'Angiò, e la chiesa di Sant'Antonio di Padova, che in realtà non è tanto conosciuta, è molto conosciuta più come la struttura di Santo Stefano, in realtà è dedicata, è una chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova, che per fare chiarezza che... sarebbe la struttura che è sulla sinistra dell'entrata di San Francesco, esatto, okay, esatto, e che è, per molti anni è stata adibita ad abitazione, addirittura per tanti anni c'era un falegname, una bottega di un funario addirittura. Sì, sì, sì. E poi negli ultimi anni ci sono stati degli scavi archeologici che hanno riportato in luce la chiesa di Sant'Antonio, che è formata da ben tre strati, cioè il piano superiore, poi quello intermedio fino alle cripte. È oggetto di studio e che ancora in corso e che dovrebbe custodire un museo archeologico un giorno. Ah, quindi questa è novità. Novità. Spoiler. Sì, ne abbiamo di bellezze, ragazzi, ne abbiamo di bellezze. La chiesa di Sant'Antonio, per l'appunto, è del XIII secolo. Vedete, quasi più o meno con diciamo contemporanea a quella di San Francesco. E quale delle due è nata prima? Ecco, sicuramente quella di Sant'Antonio. Okay. Probabilmente, in realtà non sicuramente, probabilmente quella di Sant'Antonio, anche se andiamo, se ci basiamo sulla datazione attuale di quella di San Francesco, ma probabilmente molti studiosi pensano che in realtà la chiesa di San Francesco, quindi la chiesa che conosciamo, sì, adesso, sia nata precedentemente alla metà del 1300 e sia attribuibile proprio al passaggio di San Francesco a Monte Sant'Angelo, okay, che è avvenuto nel 1216. Quindi a magari questo punto sarebbe antecedente a quella di di Sant'Antonio. E voglio dire, insomma, apriamo un sondaggio. Sicuramente c'è anche il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, che nasce nel convento
nel complesso monastico di San Francesco. Quindi questo è sicuro sia posteriore. Questo è sicuro sia posteriore e sappiamo sicuramente che la parte del monastero è stata abitata dai monaci dell'ordine conventuale dei frati minori francescani fino ad un certo punto, fino ad un certo periodo. Poi è stata ovviamente abitata per metà, perché i locali erano troppo grandi. I locali che erano lasciati così in disuso ad un certo punto sono diventati patrimonio pubblico, nel senso che grazie alla volontà di Giovanni Tancredi, di cui avete già ampiamente parlato, anzi bravi, grazie a Giovanni Tancredi sono diventati, hanno ospitato una scuola, un esperimento, la casa dei bambini, perché sappiamo bene che la casa dei bambini è un esperimento, seguendo il metodo montessoriano, poi diventata scuola in tutto e per tutto, e poi questi locali stessi, quando la scuola è stata trasferita, hanno praticamente custodito, hanno ospitato il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, oggi META, Museo Etnografico Tancredi, che è un racconto delle arti e tradizioni del Gargano. Chiunque arriva nel museo, nel META, viene condotto in un viaggio straordinario nella tradizione, scoprendo cose conosciute, qualche volta per molti di noi quasi ovvie, e aspetti delle nostre tradizioni inconsueti. Mi piace ricordare il Rutilio, il libro che ci ha lasciato Vernel, che era un personaggio importante per Monte Sant'Angelo, un punto di riferimento, ed era l'indovino con il quale dava responsi. E ci ha lasciato proprio un libro di riferimento in cui quasi predige il futuro, custodito proprio nel Museo delle Arti e Tradizioni. Ok, allora sono le 13.30, dobbiamo mangiare, abbiamo fame, e quindi parliamo un po' di gastronomia. Ovviamente se sei a Monte Sant'Angelo non ti fai un panino. No. Non vai a mangiare le orecchiette al sugo, assolutamente no. Ma scegli di gustare dei piatti particolari, dei prodotti particolari. In primis il pane, il nostro pane, il pane di Monte Sant'Angelo, a cui dobbiamo dare la giusta importanza, perché il pane di Monte Sant'Angelo è il pane per eccellenza, ha un gusto particolare, quel quid in più che lo rende veramente differente, e che probabilmente è dovuto, questo probabilmente l'acqua, è retorico, l'acqua di Monte, all'acqua, ma soprattutto alla nostra altitudine. Vabbè. Ecco. E oggi noi andiamo al forno e ci compriamo il pane, ma in realtà i nostri nonni, i miei nonni, i vostri tutti, un po' meno, il pane lo realizzavano in casa. Sì. Il pane di Monte Sant'Angelo ha una caratteristica particolare, soprattutto quello realizzato in casa, quello di avere una durata importante. Perché? Perché oggi noi andiamo al forno e compriamo il pane ogni giorno, giornalmente, ma un tempo si panificava il sabato e bisognava produrre un prodotto che doveva tenere minimo una settimana. Nell'Ottocento, i primi Novecento, anche più di una settimana, due settimane. Perché? Perché i contadini, gli allevatori che tornavano dalle campagne non tornavano ogni settimana. Eh sì. A volte, ma molto spesso tornavano, saltavano qualche settimana. Quindi era un prodotto che teneva. Pane. E sul pane una ci sta fetta, una bella fetta di caciocavallo. Il caciocavallo podolico è prodotto dal latte delle mucche, delle vacche, che non da stalla, che invece pascolano e producono una quantità minore di latte rispetto alle mucche da stalla, ma un latte che ha un gusto particolare, un gusto che
proviene da quello che molto mangiano. Naturale. Ecco, perché mangiano, perché pascolano l'erba e tutto quello che c'è insieme all'erba, capite? E, il caciocavallo podolico, che è tipico della, del nostro Gargano. Si potrebbe pensare anche di fare una DOP sul caciocavallo, però qui... Allora, dopo il salato viene il dolce, quindi sui dolci cosa ci puoi dire? Manuel, il dolce di Monte Sant'Angelo, qual è, ragazzi? Le ostie di piene, le tipiche ostie di piene, tipiche proprio di Monte Sant'Angelo, perché è un dolce nato proprio qui a Monte Sant'Angelo. E noi siamo proprio in un luogo molto familiare alle ostie. E magari può darsi anche che le ostie siano nate proprio qui dove, c'è questo dove siamo adesso, esatto. Perché la nostra biblioteca comunale nasce nel complesso monastico, nell'ex complesso monastico delle monache Clarisse di Santa Chiara, un complesso quattrocentesco, 1404, la chiesa che invece sorge a ridosso è settecentesca, e all'interno ci abitavano le monache, che ovviamente si occupavano della liturgia, di curare la liturgia, ma anche nel tempo libero, come dice Manuel, cucinavano e preparavano dolci. E per uno sbaglio, per un errore, per una casualità, nasce proprio questo dolce. Dall'incontro della cialda, dell'ostia, che loro utilizzavano per fare le particole, e le mandorle cadute nel miele, nasce questo connubio dolcissimo e gustosissimo, che ha dato vita al nostro dolce più importante e più famoso, le ostie ripiene. Bene, dopo pranzo non ci siamo abbuffati, abbiamo mangiato un po' di pane con esatto. Caciocavallo, quindi una bevuto un po' di vino locale, un bel dolce, esatto, e quindi una passeggiata ci sta. Andiamo a Pulsano, è una bella passeggiata, allora. Magari metà all'incirca 9 km di passeggiata, ma col bel tempo, soprattutto nelle giornate di primavera, fa tanto piacere. Beh, possiamo anche prendere l'auto metà. Ma no, Laura, no, piacere, rispettiamo l'ambiente. Camminando, riusciamo anche a godere del paesaggio. Quello è un altro, veramente è un'esperienza che invito tutti a fare. Passeggiare verso l'abbazia, dove piano piano, passo dopo passo, ci si immerge nella natura viva, si è circondati dal verde, si è circondati da rumori, da odori, da profumi che veramente ti inebriano e ti conducono, rendono anche il passo molto più leggero, fino a quando poi arrivi davanti al cancello di entrata, d'ingresso, e piano piano inizia a scorgere quello che è un luogo magico, un luogo misterioso, un luogo quasi enigmatico, l'abbazia di Santa Maria di Pulsano, che ha un'origine molto antica. La comunità monastica, la prima comunità monastica lì si è insediata nel VI secolo con San Gregorio Magno, che arrivò qui a Monte Sant'Angelo da pellegrino, sempre alla Grotta Micaelica, e decise di rimanere un pochettino e scelse quel luogo e si trovò tanto bene, tanto da fondare una comunità monastica, la comunità monastica che faceva capo all'ordine degli Equizi e degli Scalzi. Da San Gregorio Magno poi c'è una storia importante che arriva poi fino a San Giovanni da Matera e fino ai nostri giorni con i monaci che adesso la abitano, i monaci che fanno capo a Piana degli Albanesi, che hanno come caratteristica la spiritualità. È una storia lunga tanti secoli, dal VI secolo fino
Io direi al 1996, anno in cui 96-97, anno in cui è nato Manuel, e ha fatto, ha posto l'attenzione sull'importanza di questo luogo che poi nel fine 800-900 era rimasto un po' abbandonato. Napoleone, le leggi eversive della feudalità avevano creato un po' di pasticci e avevano creato anche un'ambiguità rispetto alla proprietà di quel terreno, che invece nel XII-XIII secolo con San Giovanni da Matera era diventata, invece era diventato un punto di riferimento importantissimo. L'abbazia di Santa Maria di Pulsano è un capolavoro del tardo romanico pugliese, ma nel tempo, dicevo, come sì, tanti luoghi ha subito momenti di fioritura ma anche momenti di up e momenti di down, e il momento di down è stato riportato in up proprio nel 1996-97, quando una comunità di laici si è preoccupata e ha posto l'attenzione sul recupero di quell'abbazia, e da allora quell'abbazia è ritornata fiorente ed è fruibile a tutti noi. Volendo possiamo andare per godere del paesaggio, della misticità che quel luogo ci offre, e si può anche risiedere perché c'è anche un luogo sì, residenziale. I monaci organizzano tante attività, attività di iconografia, di lezio, a seconda degli interessi della persona, ed è un luogo che ci immerge nell'architettura, nella natura viva e in una storia affascinante costituita da eremiti che abitavano degli eremi. Perché? Perché in questo cammino, forse ancora prima di entrare nella chiesa, ci possiamo affacciare su una vallata che ci porta a vedere il mare e tanti, tanti, tanti buchi nelle rocce. Ben 24, 24 eremi dove soggiornavano gli eremiti, che tutti gli eremi hanno un nome, tra cui anche l'eremo di San Francesco, che ci ricorda il passaggio di San Francesco nel 1216 qui a Monte Sant'Angelo come pellegrino alla Grotta dell'Arcangelo. Allora, io volevo fare una domanda. Ho sentito dire che nella zona limitrofa all'abbazia di Santa Maria di Pulsano c'è un monastero femminile, è vero? Ok, non hai sentito bugie, nel senso che attualmente ci sono le rovine del monastero di Santa Barnabea, che in realtà era un monastero femminile, nato come complementare al monastero maschile dell'abbazia di Santa Maria di Pulsano. Quindi l'abbazia di Santa Maria di Pulsano ospitava i monaci uomini. Nasce un monastero femminile, è dedicato a Santa Barnabea. Adesso, in realtà, se voi cercate, Santa Barnabea non esiste. Esiste San Barnaba. Perché lo chiamano Santa Barnabea? In realtà è chiamato così perché, dato che era un monastero femminile, cioè dove vivevano le donne, hanno praticamente reso il nome di San Barnaba femminile, quindi Santa Barnabea. Quindi con altre A. Ecco, vedete? Sì. Altra A. Santa Barnabea, rendendo femminile un nome maschile. Ma in realtà esisteva ed era il monastero complementare a quello maschile di Santa Maria di Pulsano, solo che ha avuto una storia un pochettino meno fortunata rispetto a quello dell'abbazia di Santa Maria di Pulsano, perché poi ha concluso la sua esperienza e adesso però esistono le rovine del monastero, che sono anche affrescate. Bello. Bello, molto molto bello. E ovviamente è vicino. Sì, Di fronte, via d'aria si riuscivano a vedere.
Bene. Noi possiamo concludere anche il viaggio con questo termina, nostro viaggio, con questa veduta fantastica del Golfo di Manfredonia. Spettacolare. Ma sì, o poi servirebbe una funivia per scendere. Scendere. No, no, devono restare nel nostro territorio, perché oltre a questo c'è tanto altro che non vi abbiamo ancora detto. Da scoprire, da vivere. E perché no, lo diremo con Lea Bastard in un secondo episodio della Ponte Sant'Angelo Segreta. Noi ringraziamo nuovamente Lea per questo viaggio, per essere stata la nostra ospite. Grazie a voi ragazzi, grazie. E vi diamo appuntamento a un nuovo episodio lunedì prossimo. Grazie Lea. Ciao.